Alessandra, buongiorno a tutti. Francesca Lattanzio, con me questa mattina. Cara Francesca, hanno voglia di fidarsi, evidentemente le nostre telespettatrici cominciano a fidarsi anche di noi. Io ho avuto una segnalazione, mi è arrivato un sms di una signora che ha una mamma giovane, evidentemente, che ha un bimbo di 8 mesi e si diceva preoccupata perché, nonostante la sua buona intenzione nella preparazione delle varie mascherine, insomma, nella fase ovviamente del pieno dello spezzamento, il bambino sembra non accettare i nuovi sapori, sembra non gradire il cambiamento. E lei è un po' preoccupata perché effettivamente non sa che cosa fare. Come ci si comporta in questo caso? Intanto, vabbè, per dare delle risposte precise bisognerebbe conoscere dei dati, insomma, come dire, un po' più particolari, no, di questo bimbo. Però ci sono effettivamente quei bimbi difficili, ci sono i bimbi che preferiscono il gusto dolce, devo dire prevalentemente i bimbi adattati al fino hanno questa particolarità, ovviamente non tutti, però noto che c'è questa prevalenza nell'ambito dei bimbi adattati al fino, probabilmente perché il latte materno ha appunto un gusto dolce e abitua un po' a questo. Sono anche quei bimbi che non amano infatti le novità, sono abbastanza diffidenti, se vogliamo dire. È un fatto che non si spiega, diciamo, innato, che fa parte anche dello sviluppo graduale, no? Che loro hanno del gusto. La signora intanto non si deve far prendere dall'ansia, deve restare tranquilla. E se il bambino è diffidente, ovviamente lei deve proporre, però nel momento in cui si rende conto che il bambino preferisce il gusto magari di alimento mangiato in precedenza, che usa già da diverso tempo, deve continuare sicuramente con questo e proprio pian piano ogni tanto riproporglielo, ma senza forzare, perché la forzatura è sempre negativo, in quanto poi porta ad avere proprio un'avversione del bambino verso quel cibo e neanche essere coercitivi, perché è ancora peggio, cioè il bambino vive poi il momento del da pappa come un momento triste, negativo e la rifiuterà sempre. E mi rendo conto che bisogna trovarsi in queste situazioni. Io come mamma anche, cioè, mi è capitato di vivere situazioni di bambino un po' difficile, però mi rendo conto che nel momento in cui si lascia un po' perdere, non si insiste troppo, ecco, si ottengono più risultati sicuramente. Pensavo, quando tu hai detto anch'io da mamma, dicevo mia mamma no, non ha mai avuto questo tipo di problemi. E si vede, insomma, hai avuto una con un problema e l'altro invece al contrario che mangiava tutto volentieri. Quindi quanto pare è proprio così si nasce, insomma. Un'altra mamma da Barletta ci dice che suo bimbo di un anno e mezzo cerca ancora il seno. È una cosa molto difficile da diventare, diciamo così, da togliere il vizio, ma la parola diventare significa questo. E lo so, purtroppo ci sono anche in questo caso bimbi che sono particolarmente legati al seno materno. Intanto mi rendo conto che, diciamo, il bambino mangia già, a 18 mesi mangia sicuramente già altre cose, no? Forse e quindi, sì, quindi è effettivamente ancora un attaccamento. Ecco, non credo che sia un fatto di alimentazione. Sì, no? Però voglio spezzare una lancia a favore sempre dell'allattamento materno ulteriore. Gli ultimi studi, le ultime indicazioni in merito all'alimentazione infantile, addirittura quando si può, mi rendo conto che forse per i tempi di oggi è un po' anacronistico, però consigliano l'allattamento al seno addirittura oltre l'anno, quindi voglio dire, proprio per la valenza nutritiva, ma soprattutto legata, ripeto, al discorso delle difese immunitarie e del controllo dell'obesità che ha il latte materno. E però mi rendo conto che, insomma, arrivare a 18 mesi diventa un po' stancante per la mamma. E qui la regola è sempre quella di essere un po' drastici, perché purtroppo, io lo vedo anche nell'esperienza, più passa il tempo, più loro si legano, perché il seno materno, la mammella, diciamo, diventa quasi il loro ciuccio. E quindi, come per il succhiotto, ad un certo punto bisogna toglierlo purtroppo drasticamente, la stessa cosa dicasi per l'allattamento al seno. Scegliere comunque un momento in cui il bambino non è ammalato, un momento in cui il bambino non è stressato, per esempio per l'unzione dentale, perché diventa più difficile. Certo. Trovare un momento in cui il bambino tutto sommato sta bene, sereno, e intraprendere con volontà, ecco, questa cosa per arrivare poi pian pianino, insomma, certamente.
sicuramente ci saranno dei giorni un po' turbolenti, soprattutto risvegli notturni, frequenti, però è anche vero che il bambino che continua a bere la notte è un bambino che avrà disturbi del sonno anche da grande, quindi quanto prima si può eliminare, meglio è da questo punto di vista. Ancora una domanda, ha tolto il ciuccio, usa il pollice. Ah, questa è una cosa proprio, qui purtroppo i consigli sono veramente scarsi, perché il ciuccio si può buttare, il dito non si può tagliare, ed è un vizio, questo è il peggiore in assoluto, proprio perché il vizio del fatto che è istintivo del bambino durante i momenti in cui si vuole rilassare, mettere tutto in bocca. Questi sono retaggi addirittura di quello che faceva il bimbo nella pancia della mamma, perché sapete bene che il bimbo ci ha sentito anche durante la gravidanza, ed è veramente molto difficile. Si può provare a magari incappucciare il dito con qualche prodotto, che sono dell'ovatta, delle carte, dei cerotti, però vi assicuro che io per prima come pediatra non saprei quale consiglio dare, perché mi rendo conto che fallisce tutto. Anche i metodi della nonna, quale quello di mettere dei sapori un po' strani, che sono l'aglio, degli odori, a volte non ottengono nessun risultato. Bisogna invece, in età, se questo accade in età più avanzata, rivolgersi al dentista che applica il cosiddetto bite, che è una struttura che praticamente non consente la suzione, dà fastidio alla suzione del dito, però è istintivo che il bambino porta il dito alla bocca, ed è purtroppo proprio difficile entrare in questo ambito, ecco, soprattutto quando sono poi anche molto piccoli, perché non riescono neanche a capire il motivo per cui una mamma dice non mettere il dito in bocca. E questo è veramente un vizio, ecco, bisogna solo andare, come dire, a valle, cioè a monte non possiamo, a valle, utilizzando appunto questo sistema, questa tecnica che comunque funziona man mano che il bambino diventa più grande. Capisco. Bene, abbiamo dato qualche risposta ad alcuni sms che ci erano arrivati, torniamo a parlare del pezzamento. Abbiamo fatto un cenno la volta scorsa, cara Francesca, ai vari prodotti che è possibile trovare, le scuole di pensiero, le prime tappe, specialmente le prime tappe, si devono preparare con tutti gli ingredienti naturali, quindi è la mamma che dovrebbe cimentarsi in questo. Un'altra scuola di pensiero, il mercato offre dei prodotti altamente controllati, abbiamo detto l'altra volta, indipendentemente dalla marca, sono sicuramente dei prodotti di qualità accertata, almeno questo, usare i prodotti diciamo confezionati. Quindi sì, sicuramente se prendiamo questo punto di vista, questo ambito, decisamente dobbiamo proporre, soprattutto per le prime fasi dello svezzamento, i primi mesi, insomma, finché il bambino non diventa più grande, l'utilizzo di prodotti già confezionati, perché come dicevo prima seguono una serie di controlli veramente molto molto rigidi, e quindi si sa per certo che si sta proponendo al bambino un prodotto in termini di verdure, di carne, crudo vegetale, frutta, che sono controllati, quindi con praticamente nulla di contaminato, nulla che possa far male, insomma, la salute del bambino. Il prodotto invece del contadino, ecco, che si tratta di prodotti che la persona conosce, quindi se una persona, ma ovviamente qui sto parlando, come dire, sto ipotizzando molto, cioè se una persona avesse la possibilità di piantarsi i suoi prodotti, di sapere che non mette nulla, che ben venga, ok, ma è ovvio che così non è, così. Allora ci sarebbero comunque i cosiddetti prodotti biologici, anche loro vengono controllati, ma non quanto quelli del baby food, voglio sottolinearlo questo, perché? Perché quello del baby food, sì, sono molto controllati rispetto a quelle che sono, come dire, le filiere solite, no? Di frutta, verdura, carne, che comunque sono controllati. In Italia è un paese dove questo avviene veramente in maniera molto seria, però ovviamente i prodotti biologici devono seguire tutti un'altra regolamentazione per avere la certificazione di prodotto biologico, e quindi sono ancora più controllati rispetto a quelli che sono i normali prodotti ortofrutticoli. Il baby food, proprio in quanto tale, perché si rivolge ad una popolazione infantile, segue
comunque delle leggi ancora più rigide. D'accordo? Però è ovvio che se noi dobbiamo scegliere tra il prodotto, come dire, così del contadino, che non sappiamo di quale provenienza, con che acqua è stata innaffiato, che cosa ci hanno messo, al prodotto biologico certificato, è ovvio che si sceglie il biologico. L'unico neo del biologico è che non è per tutti, perché c'è un costo alto. Allora io dico alle mamme, se loro sono sensibili, perché molte mamme sono sensibili a questo discorso, a volte mi chiedono anche se possono utilizzare i prodotti biologici. Certamente se uno ha la possibilità economica di farlo, si fida, sta e attenta, certamente finché può utilizzare i prodotti biologici. E su questo diciamo siamo una maggiore come dire, sicurezza. Ecco, purtroppo abbiamo questi tre ambiti. È ovvio che una persona che non ha delle grosse risorse economiche magari non si può permettere il lusso. Allora dico, finché sono molto piccoli, sforziamoci un po' di andare almeno sui prodotti dell'infanzia, baby food, che sono anche pratici, sono anche facili da utilizzare, hanno anche un'ottima palatabilità, e poi pian pianino da grande inserire prodotti dell'agricoltura, sempre stando molto attenti. E in che senso? Quando si va al mercato, per esempio, questo è un discorso comunque generale che io faccio, vale anche per noi adulti, non fidarsi di ciò che è molto bello, molto grande, molto lucido, ma per dire zucchine enormi, ecco, per dirne una, perché quei prodotti sono sicuramente, proprio perché particolarmente allettanti da un punto di vista dell'occhio, sono molto, molto probabilmente prodotti che sono stati trattati. Allora, se dovete fare il brodo vegetale al bambino, prendete innanzitutto prodotti di stagione. Se non è stagione di zucchine, non comprate la zucchina, comprate la zucca, per esempio, d'accordo? E comprate comunque quei prodotti proprio che hanno quell'aspetto, come dire, quasi, diciamo, non proprio carino, ma che sicuramente, diciamo che le zucchine del contadino generalmente invece sono più piccole, sì. Anche il sedano, per esempio, il sedano quando più è grosso, tanto più è concimato, ecco, insomma, purtroppo noi viviamo in un mondo adesso dove richiedono vasta produzione in termini quantitativi, ecco, non è più tempo una volta dove veramente si coltivava lo sticello. Quindi insomma il consiglio del pediatra è quello comunque di essere molto attenti nella scelta, in generale, proprio come modo di scegliere per la propria alimentazione e in particolare per tutti i piccoli. Sì, anche se io ci resto dell'idea che questo sì è un deterrente importante, certo. Anche diciamo dal tempo, perché purtroppo spesso sono obbligate a non vestire quel ruolo, certo, che fa la spesa forse per un bambino che cucina. Ecco perché i prodotti del baby food sono quelli che noi spingiamo, ecco, per tanti vedremo. Vorrei riuscire per la settimana prossima, che torneremo ancora su questo argomento, e naturalmente vi invito a mandare i vostri sms qualora abbiate delle domande da fare. Mi piacerebbe sottoporre alla tua attenzione, quindi parlando ovviamente anche con le nostre telespettatrici, alcune differenze che poi determinano anche una differenza di prezzo nei prodotti proprio per i piccoli, Va bene, cara Francesca, il nostro tempo è terminato. Io come sempre velocemente, corre veloce, io ti ringrazio, ti auguro un buon weekend, l'appuntamento con la nostra amica pediatra e per venerdì prossimo. Ripeto, continuate a mandare i vostri sms, io mi farò portatrice delle vostre domande, e naturalmente adesso ci vediamo nella segna stampa e ci vediamo subito un po' più tardi. Grazie.